accordo formale. Ho chiesto espressamente che questo accordo formale non ci fosse. Devo dire che qui NCD ha una struttura molto particolare, questa va spiegata ai tanti filosofi. Qui NCD è in gran parte legata all'ex presidente della provincia Ferrarese, che era notoriamente schierato col centro-sinistra. Ora, come Ferrarese si sia trovato nell'NCD va chiesto a lui. Rimane il fatto che però molte delle componenti che facevano capo a Ferrarese, devo dire, alle volte capita che gli imprenditori in politica prendono i contenitori un po' come le concessionarie delle automobili, cioè poco conta la marca, l'importante è avere il luogo. Ecco, forse se Ferrarese, diciamo così, visto che ha molti dei suoi uomini inseriti nelle nostre amministrazioni, credo anche qui a Brindisi, ecco, se fosse stato un pochino più caritatevole nei nostri confronti e avesse scelto una marca diversa da una cosa scritta NCD, avrebbe fatto tanto di piacere. Quindi è solo un problema di sigla? Secondo me assolutamente sì, perché... Quindi potrebbe stare con voi? Potrebbe... No, nel senso che il nuovo centrodestra è escluso che ci possano essere accordi politici di natura regionale o di qualunque altro livello. Probabilmente, siccome l'avversario di Ferrarese qui è il centrodestra, su questo non ci sono dubbi, c'è una specie di caccia all'uomo da parte del centrodestra nei suoi confronti, credo che sia abbastanza spontaneo che lui e i suoi uomini sperino in una vittoria del centro-sinistra, che peraltro è possibile, visto che noi qui, a differenza che in altre province, il centro-sinistra ha già una sua capacità autonoma. Quindi non c'è nessun accordo con il nuovo centro-destra. Potrebbe capitare che questa componente, che non sta né con la destra né con la sinistra, decida autonomamente di sostenere il nostro candidato, ma è una cosa ben diversa da un accordo o da una larga intesa. L'hanno presentato in una conferenza stampa. Può darsi che qualcuno si sia un po' sbagliato, io sono il segretario e quindi questa è la posizione politica del partito. Poi se qualcuno si fa una conferenza stampa può succedere che uno la sera va al bar e si fa una passeggiata, però accordi politici con il nuovo centrodestra non ce ne sono e non ce ne possono essere. Se si sono andati a fare una bevuta al bar... Il vostro segretario provinciale però del Partito Democratico... Sì, è il candidato, se è andato al bar e si è fatto una bevuta con il nuovo centrodestra... Devo dire che non mi ha avvisato prima, ma non c'è un accordo politico con il nuovo centrodestra. Probabilmente sono andati al bar perché il nostro candidato segretario provinciale forse ha dei buoni rapporti con il nuovo centrodestra. Devo anche dire assessore della provincia. L'assessore di Ferrarese. E poi sono di Ferrarese. Però si tratta di questioni che non hanno niente a che vedere con un posizionamento politico. Questo per favore glielo dovete dire soprattutto a Guglielmo Minervini, che diciamo, fa le analisi come quelle dell'acquedotto pugliese. Lui fa le analisi delle acque che derivano dal processo produttivo delle elezioni provinciali. Ribadite che il segretario è venuto qui apposta a dire che il centro-sinistra ha il suo candidato alla sua lista, dopodiché se succede che qualcun altro per nostra disgrazia ci vota, ci andremo a scusare con Minervini, ma evidentemente non ci possiamo fare niente. Quello che è sicuro è che qui accordi non ce ne sono, perché non avrebbero senso qui gli accordi. Basta farsi eleggere, poi dopodiché in consiglio provinciale, se ci sarà bisogno di una maggioranza dei due terzi, tutti i consiglieri sanno che per arrivare a quella maggioranza dei due terzi bisognerà trovare degli accordi volta a volta sui provvedimenti. Ma maggioranze politiche né qui né in nessun'altra provincia della regione sono state fatte, anche perché se qualcuno facesse un accordo politico di sistema verrebbe espulso dal partito e si dovrebbe sospendere, perché questa cosa non è possibile.